Il segretario regionale della UIL Campo ci spiega i motivi di questa mobilitazione. Da oggi possiamo dire ufficialmente la UIL e tutte le altre organizzazioni si stanno mettendo in moto, perché l'impressione è che ci sia un po' di confusione. Sì, non c'è solo confusione, purtroppo c'è anche la presa d'atto che una politica fatta tutta e solo di tagli, di austerità, di tasse, porta solo alla recessione. Può per un momento fare contenti i mercati, ma non fa contenta l'economia reale che continua a impoverirsi. E allora noi chiediamo oggi intanto che si affrontino i temi del fisco, che si abbassino le tasse ai lavoratori dipendenti, si ricreino le condizioni affinché si possa consumare, perché senza rilancio dei consumi solo con l'export non ne veniamo fuori. Un nuovo patto anche con le imprese, e la piccola impresa soprattutto, mi è parso di aver compreso. Sì, noi raccogliamo la loro richiesta che venga rimodulato un pezzo di FAS per aiutare il credito alle piccole e medie imprese, chiediamo a loro di essere altrettanto coscienti e sensibili che bisogna abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti anzitutto, e che questo è possibile, basti vedere il modello delle Marche qui vicino, che da qualche anno hanno modulato l'addizionale regionale dell'IRPEF. Quindi lei tutto sommato è ottimista, sotto la cenere, insomma cova un po' di ottimismo. Beh, certo, non possiamo rassegnarci, e devo dire che però non è soltanto per onor di firma che lo diciamo. Qualche novità importante a livello europeo, l'unità sindacale ritrovata sui temi del fisco e dello sviluppo a livello nazionale, proposte concrete a livello locale, bisogna mettercela tutta, ma è possibile.